Partita tirata che non siete riusciti a chiudere se non nell'ultimo quarto, cali di concentrazione, alcuni falli tecnici per proteste. Cosa è successo oggi? Ma innanzitutto è stata una gran partita, devo dire. Una bella partita, sempre tirata, con una bella intensità. Di fronte avevamo una squadra che sapevamo che sarebbe venuta a renderci la vita molto difficile, perché comunque veniva da una sconfitta interna molto, molto brutta e voleva riscattarsi. E noi ci siamo fatti trovare pronti. Poi è ovvio che come da tutte le parti ci sia sempre da migliorare, da fare passi in avanti. Non siamo mai riusciti a chiuderla e questo sicuramente è l'aspetto che dobbiamo migliorare. Sapevamo che però sarebbe stata una partita con tanti alti e bassi, perché loro hanno talento, hanno giocatori come i due ex giocatori, tra l'altro, che hanno le qualità per poter cambiare le partite. È stata una partita di alti e bassi, però alla fine siamo stati duri e questa è la cosa importante. Siamo stati duri, a volte un po' poco attenti con i tecnici o con qualche uno contro uno, però io voglio sottolineare l'intensità della partita e la durezza che la squadra ha dimostrato oggi. Oltre a queste variabili, un gran pubblico oggi, fatto di famiglie, di bambini. Che sensazione avete provato? E tu, da capitano, da fiorentino, dopo tanti anni torni a giocare su un parquet fiorentino per la squadra di Firenze? Sì, per me è una grande emozione e voglio dire che, cioè, io sono anche uno ambizioso, nel senso, per noi questo deve essere un primo passo, perché è veramente bello, il nostro sport è un gran prodotto, deve essere valorizzato e riuscire a portare le famiglie e i bambini è fondamentale. Sappiamo che dobbiamo lavorare sia tanto in campo ma anche da questo punto di vista, perché noi lo vogliamo riempire tutto e vogliamo far innamorare Firenze ancora di più di questo sport, che merita veramente tanta attenzione. Quindi devo dire che hanno fatto un gran lavoro tutte le persone che stanno, diciamo, dietro le quinte, come si dice, a portare tutte le giovanili che sono venute, tutte le famiglie. Questo è quello che possiamo fare. Possiamo fare ancora tanto, perché si può riempire bene quel palazzetto e possiamo divertirci tutti insieme. Questa è la bellezza della pallacanestro, deve essere un esempio. E ci poniamo questo obiettivo.